Bene, caro Emanuele, oggi continuiamo il nostro discorso sulla prosodia. Ti ricordo infatti che prosodia fa rima con melodia, perché quando ascolti una canzone, per esempio a Sanremo, per la prima volta, ti capiterà di avere subito un orecchio, un'attenzione particolare per alcuni motivetti che cominci a cantare subito o a canticchiare. E questo perché la melodia di quella canzone ti ha particolarmente colpito, perché è una melodia, si dice, orecchiabile, nel senso che è un motivetto piacevole da ascoltare e anche da replicare. Ecco, lo stesso piacere nel riascoltare si ha anche nel parlato, perché con la tecnica della prosodia che fa rima con melodia, l'attore, lo speaker, il doppiatore ha questa capacità di rendere piacevole l'ascolto di qualsiasi testo. E quindi la prosodia consiste appunto nel rendere melodiosa la conversazione, la pronuncia di un discorso, anche qualora appunto ciò che dici non lo è. Quindi è la capacità di speaker e doppiatore, tra cui anche io, quando andiamo in sala e leggiamo dei documentari, a volte sono dei documentari con argomenti noiosi, però il nostro lavoro è di rendere interessante anche ciò che diciamo. E il talento, la qualità più importante che è richiesto ad uno speaker è di trasmettere queste informazioni lette sul copione per la prima volta, perché nessuno può leggere o studiare il copione prima, ma si legge all'impronta, e quindi è naturale ed è accettabile che ci siano degli errori che poi ti costringono a ritornare indietro, a riprendere, eccetera, dal punto e così via. Però comunque si tratta di testi letti all'impronta. Quindi la grande capacità che ha lo speaker è di dare un senso di padronanza dell'argomento, autorevolezza, e quindi far conoscere allo spettatore un aspetto, un tema, di un argomento e dare la sensazione di saperne. Mentre invece ti posso assicurare che la maggior parte dei documentari che io leggo non ne so pressoché nulla, oppure ne so, ma certo non sono così addentrato nella materia da poter fare un discorso così altisonante. Ebbene, quindi la prosodia è molto importante quando dobbiamo correggere l'inflessione dialettale. Ora, le inflessioni dialettali sono fastidiose dal punto di vista della dizione, soprattutto quelle del sud. Anche io sono del sud e purtroppo abbiamo questo problema per cui il nostro accento, la nostra cadenza dialettale è un po' pesante rispetto a quelle del nord. Il nord, chi parla soprattutto milanese o anche piemontese, ma non, diciamo, senza un accento marcatissimo, ma con una cadenza, come direbbero al nord, cadenza e non cadenza, invece che si dice così. E loro sono più fortunati perché a partire dagli anni 70 in poi, con l'avvento delle radio e poi delle televisioni private, il polo televisivo radiofonico si è spostato anche su al nord, e quindi mentre prima la TV era romanocentrica, poi con l'avvento della Fininvest, di Mediaset, eccetera, sono stati impiegati sempre di più figure professionali reclutate sul territorio, e quindi molti speaker, molti annunciatori, molti presentatori, specialmente, ne faccio un esempio, che ne so, Radio DJ, che è famosissima, è una radio che io ascolto spesso. L'unica cosa che, se devo dire, dal punto di vista della dizione, non c'è quasi nessuno che ne ha una dizione corretta o perfetta, perché si risentono molto dell'accento milanese e quindi dicono bene piuttosto che bene, e se mi è capitato più volte, e quindi esempio invece di esempio, penso, c'è molto lombardo in questo modo di parlare. Invece, al sud, specialmente napoletani, calabresi, pugliesi, siciliani e sardi, il loro accento non è per niente radiofonico, salvo delle radio locali che comunque hanno un pubblico prettamente locale e che quindi ama questo tipo di
di eloquio, però invece per chi vuole lavorare a livello professionale in ambito nazionale deve correggere il proprio dialetto. Ora, abbiamo fatto la volta scorsa un esercizio molto importante. Io ti ho spiegato l'esercizio della linea retta da segnare con un dito. Perché ti ho fatto fare questo esercizio? Perché è un metodo che ho ideato personalmente io, ispirandomi anche a quello che noi speaker e doppiatori facciamo in sala. Perché quando ci troviamo di fronte ad un testo, dobbiamo interpretarlo. E quindi l'attore, colui che recita o narra un qualcosa, non può rimanere immobile come una statua di sale, perché sia l'attore che viene doppiato, oppure l'argomento di cui si parla, richiede un certo movimento. Ora, l'attore comunque si trova davanti al microfono e quindi non può spostarsi, deve sempre rimanere qui, però almeno può darsi del movimento con le mani per cercare di rendere questo discorso più musicale. Le mani diventano quasi le mani di un direttore di orchestra, quindi il dito diventa un po' la bacchetta con la quale ci diamo il ritmo, il tempo con cui noi pronunciamo le battute. Ora, il primo passo per correggere l'inflessione dialettale consiste nell'avere un tipo di lettura neutra. Quindi se volessimo delineare un tracciato della nostra voce, e quindi prendendo proprio l'esempio di un'onda sonora prodotta dalla nostra voce e registrata su un apparecchio elettronico, il primo consiglio che io do è di trovare un accento il più possibile neutro, cioè immaginare di disegnare con la nostra voce una linea retta. Per farti un esempio, la maggior parte delle persone che non sanno leggere bene o non sono abituate a leggere, ad esempio nel prologo del manuale del Guerriero della Luce, leggerebbero più o meno così: nella spiaggia a est del paese c'è un'isola sulla quale sorge un gigantesco tempio con tante campane, disse la donna. Quindi si sale, si scende, sale, scende, sale, scende e quindi si crea una sorta di sismografo. Quindi il grafico che va a delinearsi è fatto di picchi e poi di discese. Invece, quello che dobbiamo fare innanzitutto è dare una linearità a questa lettura, anche un po' asettica, monocorde, se vuoi anche monotona, ma è importante in questo momento, in questa prima fase, avere un accento neutro, perché poi solo successivamente potremo andare a colorare. E quindi il mio metodo consiste nel tirare questa linea retta immaginaria con il dito e quindi di tirare il più possibile le frasi, il nostro modo di pronunciarle per dare una continuità ed evitare i picchi su e giù. Quindi, volendo rileggere dal punto di vista proprio un accento neutro la frase di prima sarà: nella spiaggia est del paese c'è un'isola sulla quale sorge un gigantesco tempio con tante campane, disse la donna. Nella spiaggia est del paese c'è un'isola sulla quale sorge un gigantesco tempio con tante campane, disse la donna. Quindi la mano, il dito così, tende a darti proprio il senso di linearità e quindi ti dà proprio la sensazione di disegnare con il dito, cioè con la tua voce, una linea retta. D'accordo? Quale sarà il nostro obiettivo finale, però non è questo è un obiettivo intermedio. Quando noi spiegheriamo e doppiamo un qualcosa, invece utilizziamo la nostra mano, la utilizziamo così quando dobbiamo andare dritti perché dobbiamo dare un'enfasi, un'epicità o comunque c'è bisogno di bacchettare qualcuno oppure vogliamo proprio dare un senso particolare, eccetera, eccetera, al nostro modo di parlare. Però ciò che invece tendiamo a fare e che diciamo, il nostro mestiere consiste nel colorare ciò che diciamo, quindi di dare un colorito. E questo colore lo facciamo dando a questa linea della nostra voce un andamento sinusoide, ok? Quindi una curva leggera che sale e scende, un qualcosa però di morbido, che deve avvenire in maniera morbida, non devono essere dei picchi e delle discese rapide, deve essere un andamento sinusoide. E quindi ad esempio sarà così: nella spiaggia est del paese c'è un'isola sulla quale sorge un gigantesco tempio con tante campane, disse la donna.
Nella spiaggia est del paese c'è un'isola sulla quale sorge un gigantesco tempio con tante campane, disse la donna. Vedi che adesso, rispetto a prima, nella spiaggia est del paese c'è un'isola sulla quale sorge un gigantesco tempio con tante campane, disse la donna. Questo è lineare. Nella spiaggia est del paese c'è un'isola sulla quale sorge un gigantesco tempio con tante campane, disse la donna. Quello a cui devi arrivare anche tu è questo tipo di lettura utilizzando i colori della voce, che non so se ne abbiamo parlato fino adesso, però mi piace ricordare questa teoria dei quattro colori, la Four Voices, questo metodo ideato dal compianto Ciro Imparato, che è stato un bravissimo doppiatore e soprattutto un coach che ha avuto delle grandi intuizioni, secondo me, nell'ambito della voce, e lui ideò questo metodo delle quattro voci, cioè per semplificare la comunicazione attraverso la voce, lui identificò quattro grandi stili o colori narrativi, che io ti invito comunque a conoscere perché ti saranno molto utili anche nel tuo lavoro, che consiste anche e soprattutto poi nel vendere sia la tua immagine che il prodotto, giusto? Sì. Ok, allora, sempre a proposito di prosodia, ciò che dobbiamo ricordarci è che la nostra voce tiene conto di vari parametri, cioè dobbiamo ogni volta che parliamo ricordarci che la nostra voce ha un volume, ha un tono, quindi un timbro, un'intonazione e anche un ritmo, un tempo. Quindi te lo ripeto. Volume, intonazione, colore o timbro e tempo, ritmo. I quattro colori fondamentali della voce individuati da Imparato sono il giallo, il verde, il blu e il rosso. Sono dei colori che lui, così, in maniera soggettiva, ispirandosi appunto alle sensazioni che questi colori ci trasmettono, ha utilizzato questi colori primari per poter individuare proprio i colori primari della voce. Quando tu inizi una conversazione, quando tu al telefono soprattutto conosci un nuovo cliente, una persona che non hai mai visto né sentito prima, la prima cosa da fare è il buon venditore. Comunque la persona che ha un tipo di comunicazione efficace deve avere inizialmente una voce simpatica, che è quella di colore giallo. La simpatia ha a che fare, quindi ha a che vedere con il sorriso, perché comunque ti devi presentare a qualcuno e cercare di suscitare comunque una simpatia, che poi diventerà empatia se riuscirai poi a condurre bene la comunicazione. Quindi all'inizio risulterai, cioè ti impegnerai affinché la persona abbia la sensazione dall'altra parte di parlare con una persona piacevole. A quel punto, superato il primo scoglio, se la persona avrà voglia di ascoltarti, tu dovrai utilizzare la cosiddetta voce verde, che in pratica consiste nel parlare in maniera pacata, serena, utilizzando un tono colloquiale, non proprio confidenziale, ma comunque sincero. È un tipo di intonazione che dà quindi alla sensazione al tuo interlocutore di ascoltare qualcuno che stia sinceramente esponendo ciò di cui deve parlare. Dopo questo colore verde, dopo la sincerità, attraverso la quale si crea anche un clima di fiducia, poi si utilizza la voce blu, che rappresenta invece l'autorevolezza. Cioè, seguendo i vari passaggi, all'inizio sei stato simpatico per attirare comunque la simpatia del cliente, poi sei stato rassicurante e hai stabilito un rapporto di fiducia con il cliente, poi devi vendere quello che tu hai da mostrare, da promuovere, e quindi per fare quello devi utilizzare un tipo di voce autorevole, che è il colore cosiddetto blu. L'autorevolezza ti permette di far capire alla persona che ti sta ascoltando che tu sei fermamente convinto del fatto che il tuo prodotto è valido e che questo prodotto sarà di grande aiuto anche per la
la persona che ti sta ascoltando, perché tu ne sai, quindi la tua autorevolezza si vede proprio nella tua preparazione. E poi c'è un colore molto importante che solitamente viene utilizzato per chiudere poi una trattativa, soprattutto commerciale o economica, e che molti invece dimenticano, perché quando pensano di aver chiuso la vendita, poi si dimenticano dell'aspetto più importante. Le persone vogliono essere contagiate comunque da un entusiasmo, da una voglia di fare il corso, di voler comprare quell'oggetto, di voler raggiungere quell'obiettivo. E quindi è necessario che la persona che sta promuovendo ciò che fa ti dia tutto questo ottimismo, questa speranza, questa voglia di raggiungere finalmente ciò che cerchi e quindi di esprimere tutto l'entusiasmo verso questo tipo di obiettivo. Quindi la voce rossa è la voce che fa emergere la tua passione, il tuo entusiasmo per qualcosa. Ci siamo? Ok. Fatta questa premessa, adesso noi andremo a vedere insieme quali sono le regole della prosodia, che sostanzialmente, si riducono poi a tre regole fondamentali, cioè l'utilizzo delle aperture, delle chiusure e le appoggiature. Per apertura si intende un tipo di intonazione che tende verso l'alto e che solitamente è l'intonazione con la quale comincia una frase. Ad esempio, nella spiaggia est del paese, questa vedi che è un movimento a salire, quindi è un'apertura, nella spiaggia est del paese, spiaggia est del paese, quindi si lascia un po' sospeso, e Sì. questa è un'apertura, un'intonazione verso l'alto, apertura. Poi continua. Nella spiaggia est del paese c'è un'isola sulla quale, questa è un'altra apertura, quindi c'è una piccola discesa, ma sulla quale, puntini puntini, sorge un gigantesco tempio, questa è un'altra, è una piccola discesa, una rapida discesa per poi risalire, quindi sono tre aperture. Nella spiaggia est del paese c'è un'isola sulla quale sorge un gigantesco tempio con tante campane, e qua discendiamo con tante campane. Disse la donna. Quando scendiamo giù con il tono della voce, si dice che stiamo facendo una chiusura. Più scendiamo con la voce e nella chiusura, e più la nostra voce diventa più di petto, acquista delle sonorità, un timbro più profondo, okay? Che sono poi quelle peculiarità che più piacciono nelle persone, perché i doppiatori, gli speaker, solitamente hanno una voce un po' più di petto, hanno delle sonorità più profonde perché sono abituati a utilizzare l'appoggio del diaframma e quindi appoggiare la voce su questo grande strumento, che poi è una membrana elastica sulla quale poggia il nostro respiro, e quindi conoscendo bene il diaframma è possibile controllare, regolamentare la fuoriuscita dell'aria e quindi il passaggio attraverso le corde vocali a nostro piacimento, senza evitare evitando picchi e abbassamenti. Ebbene, ora andremo a leggere insieme alcuni esempi per capire cosa sono le aperture e le chiusure. Domande? No, Ti è chiaro fino adesso? sì. Ok. Allora, adesso condivido con te questo testo, che poi è di un caro amico e collega, che ha scritto questo testo insieme a Giuseppe Failla. Lui si chiama Riccardo, e anche lui è un bravo insegnante, speaker e doppiatore. Ecco qua. Dunque, leggiamo un poco. Scusa, Emanuele, leggi un pochettino qua. Devo ricordare, così ci alleniamo anche, ci sciogliamo anche un po' a leggere. Mi Devo raccomando, ricordare. leggi col dito però adesso, perché non abbiamo ancora fatto. Adesso leggiamo ancora in maniera neutra con il dito. Devo ricordare che la prosodia è importante sia sotto Aspetta, l'aspetto della. vai, aspetta. Allora, andiamo molto più piano, questo testo non lo conosci, molto più piano perché devi articolare di più. Devo ricordare che la prosodia è importante sotto l'aspetto della intellegibilità,
degli affetti. Ok, ora Cioè, ti chiedo un'altra variante, scusami, va bene la lentezza, anche forse leggermente un po' più veloce, però il volume è troppo basso. Alza il volume. devo ricordare che la prosodia è importante sia sotto l'aspetto della intelligibilità che degli affetti, cioè dell'aspetto emozionale. Ok, devo sottolinearti una sola cosa che hai detto della, ma non è della, è della. Con Della. la E chiusa, della. Della. Qui di seguito troverete alcune Seguito, valide indicazioni. con la E chiusa, qui di seguito. Qui di seguito troverete alcune valide indicazioni per applicare quegli effetti prosodici che vi metteranno nelle condizioni di leggere un testo scritto, rispettando tutte le caratteristiche comunicative della lingua parlata. Allora, attenzione, Vediamo ora. Emanuele, due cose. Sì. Hai detto nelle, ma invece è nelle. Ok, quindi Nelle. ti puoi segnare per favore che della, Sì. delle, nella, nelle. Nella. Te lo segni? E Sì. devi lavorare su queste? Nella, della, nella. Perché sono tutte chiuse. Vediamo ora quali sono gli effetti prosodici tipici dell'oralità che possiamo applicare ad un testo scritto quando vogliamo leggerlo in voce e vediamo poi come applicarli e segnarli sul testo. Ok, senti un po' più di brio, dai. Ok, i principali effetti prosodici sono Sono, non apertura e sono, chiusura, sono, non sono, sono. 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 Aperture e chiusure negli elenchi, aperture e chiusure nelle frasi, intonazione degli incisi, appoggiature e appoggiature retoriche, intonazione delle frasi interrogative. Analizziamo ora questi effetti prosodici uno alla volta e scopriamo come applicarli. Nei riquadri troverete le regole che ne stabiliscono l'applicabilità. Vi rimando poi alla leggenda dei segni prosodici, Ok. dove scoprirete come indicarli sul testo scritto. Scoprirete, non scoprirete, scoprirete con la E chiusa. Sì. Scoprirete. Scoprirete. Ok. Leggo il nota bene o. Allora, nota bene, sì. Nota bene, voglio avvertire i lettori che d'ora in poi, negli esempi riportati, userò la divisione in sillabe nella lingua parlata con le doppie consonanti nella stessa sillaba. Esempio, tavoletta, professoressa, cannuccia. Ok, quindi adesso dobbiamo andare alle aperture e chiusure, che sono quelle di cui ti accennavo poco fa, però leggiamoci qual è la definizione. Allora, aperture e chiusure attengono alla musicalità della frase. Sì. Stavolta non mi ha fregato né della e né nella. Ok. Al suo andamento melodico, che non ha soltanto una valenza sul modo di porgere una frase, ma comunica un significato preciso ed inequivocabile alla frase stessa. Ogni lingua ha la sua cadenza, la sua musicalità e rispetta determinati accenti. Accenti, Ad sì. Ad esempio, esempio. anche se non conosciamo il tedesco, siamo comunque in grado di riconoscere se qualcuno lo parla. Ecco, allora Emanuele, tu stai andando molto bene per la linearità,
Molto bene, adesso l'hai presa. Però devi stare attento al volume, che adesso si sta aumentando perché da un po' che non leggevi ad alta voce, quindi non avevi la voce ben riscaldata. E poi, ricordami, ti devo dare un esercizio di riscaldamento che ti consentirà poi, magari prima di fare la lezione, di poter un po' scaldare la voce. Ricordamelo. Però quello di cui non sono contento, perché lo so che lo sai fare, l'hai fatto bene negli esercizi anche l'altra volta, è quello di articolare di più. Sì. Stai articolando poco con la bocca. Sforzati un po' di più. Perché lo so che quando lo fai le cose, i risultati sono migliori. Ad esempio, anche se non conosciamo il tedesco, siamo comunque in grado di riconoscere se qualcuno lo parla. Ok, tedesco, no tedesco, è tedesco, l'hai chiuso. Tedesco. 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 E così per il francese o lo spagnolo. Perché riconosciamo quel particolare tipo di musicalità e quegli accenti ritmici che sono caratteristici di quella lingua. Anche la lingua italiana rispetta determinati accenti che, oltre a creare la sua sonorità tipica, ne aumentano la comprensibilità. Ok. Ok. Perfetto. Allora, le aperture e chiusure negli elenchi, che succede? Che quando ci troviamo di fronte a un elenco di numeri oppure di aggettivi, quando ogni volta che elenchiamo un qualcosa si verifica questo fenomeno dell'apertura e chiusura in maniera proprio naturale, senza neanche pensarci. Perché se io ti chiedessi di contare da 1 a 4, tu come diresti? 1, 2, 3 e 4. Ok, ci hai fatto caso che hai fatto 1, 2, 3, 4. Sì. Ripeti un attimo. 1, 2. 1, 2, 3 e 4. Ok, 3, no 3, Ho sentito una E troppo aperta. 3. 3. 1, 2, 3, 4. Come vedi... 1, 2, 3. 3, con la E chiusa. Come vedi qui c'è un esempio... Cioè, scusami, c'è proprio la lineetta che sale verso l'alto. 1, 2, 3, 4. Ok? Questa lineetta che sale verso l'alto sta a indicare appunto che in corrispondenza del 3 c'è un'apertura per poi arrivare a 4 che è una chiusura. Qual è la regola generale? Che quando c'è un elenco di numeri, di parole, di aggettivi, eccetera, il penultimo numero, la penultima aggettivo, la penultima parola di questo elenco prevede un'apertura e poi quella successiva una chiusura, che è anche l'ultima. Quindi apertura sulla penultima e chiusura sull'ultima. 1, 2, 3, 4. Quindi 3 penultimo, 1, 2, 3, 4. Oppure se contiamo da 1 a 5 sarà 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, apertura e 5, chiusura. Ok? Vuoi leggere anche tu? 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Se era fino a 6 c'era 5 su cui dovevi... Ti trovi? Sì, sì, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Perfetto. Ora andiamo avanti e leggiamo questa frase dove c'è adesso un elenco non di numeri bensì di colori. Ok, ma lasciamo stare la serie di numeri e passiamo ad analizzare un'altra... Analizzare, articolo di più, analizzare. Analizzare. Un po' pigra oggi. Ma lasciamo stare... Esatto. Ma lasciamo stare la serie di numeri e passiamo ad analizzarla. Comunque è sempre molto...
mi è sempre molto complicata la in particolare. No, no, non è complicato, è che praticamente no. È la vocale che ti costringe ad articolare di più la bocca. Allora, okay. Siccome noi tendiamo, specie quando stai tanto tempo seduto, a ragionare, a fare, a lavorare, tendiamo a contrarre la mandibola, sì. A tenere la bocca un po' serrata. Quindi, se non facciamo anche noi un po' di esercizi di riscaldamento e di elasticità della bocca, quando poi andiamo ad articolare, muoveremo la bocca metà, un terzo di quello che ci serve, perché ricordati che la A richiede un'apertura della bocca quantomeno non spalancata, però molto aperta. Ok. Ok, quindi tu semplicemente fai, già che fai degli esercizi in cui prima di iniziare leggi come se avessi la matita tra i denti, ok? Così, questo è l'unico okay. modo per... Ok. Ok. Ma lasciamo stare la serie di numeri e passiamo ad analizzare un altro tipo di elenco. La frase: un giardino pieno di fiori bianchi, rossi, gialli, piccoli, grandi, rampicanti, profumati. Non la buttare così. Un giardino pieno di fiori bianchi, rossi, gialli, piccoli, grandi, rampicanti, profumati. Leggela così come okay. lo stai descrivendo. Ok. Un giardino pieno di fiori bianchi, rossi, gialli, piccoli, grandi, rampicanti, profumati. Ok. Sì. Un giardino pieno di fiori bianchi, rossi. Pieno. Un giardino pieno di pieno. 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 Un giardino pieno di fiori bianchi, rossi, gialli, piccoli, grandi, rampicanti, profumati. Profumati, esattamente. Ok, quindi dove hai fatto l'apertura? Su rampicanti. Su rampicanti. E poi sei sceso su profu e poi ancora di più mati. Profumati. Quindi nell'elenco ricordati la penultima parola... è un'apertura e è l'ultima di solito è una chiusura. Però attenzione, l'apertura si ha sempre a inizio di frase. Raramente si comincia una frase chiudendo subito, sin dalla prima frase. Perché dovrebbe essere così. Un giardino pieno di fiori bianchi, rossi, gialli, piccoli, grandi, rampicanti, quindi saliamo ancora di più, profumati. Quindi, un giardino pieno di fiori bianchi, vedi che sto salendo, un giardino pieno di fiori bianchi, poi rilancio, rossi, rilancio ancora, gialli, rilancio, piccoli, rilancio, grandi, rilancio e poi rilancio ancora di più, rampicanti, quindi salgo ancora di più, profumati, profumati. E scendo. Quindi, un giardino questa pieno sarebbe di... quella corretta. Quella corretta, sì. Un giardino pieno di fiori bianchi, rossi, gialli, piccoli, grandi, rampicanti, profumati. Ok. Ok. Mi leggi quell'altra, scusami? Quanti colori, quanti profumi. Quanti ricordi, ma quante delusioni e quante amarezze. Ma quante amarezze. Che dici? Non si è sentito. Allora, inizialmente fammi subito un'apertura. Quanti colori, quanti profumi, quanti ricordi, ma quante delusioni e quante amarezze. Ok. Quanti colori, quanti profumi, quanti ricordi, ma quante delusioni e quante amarezze. Ok, un po' più di sorriso all'inizio e poi dopo, ma quante amarezze.
Quanti colori, quanti profumi, quanti ricordi, quante delusioni e quante amarezze. E quante amarezze. Un po' più lento e articolando di più. Ok. Quanti colori, quanti profumi, quanti ricordi, quante delusioni e quante amarezze. Bravissimo. Però amarezze è un po' più chiusa. Amarezze. Quindi... Amarezze. Ricordami un po', quindi, come fammi sentire le aperture, fammi vedere quel grafico. Le rileggo. Sì, un fammi vedere. Un giardino pieno di fiori bianchi, rossi, gialli, piccoli, grandi, rampicanti, profumati. Rampicanti, profumati. Senza rampicanti, che però sali in falsetto. Non è un fatto di, è un fatto di intonazione, poi sei salito troppo, però rampicanti, profumati. Rampicanti, rampicanti, profumati. Ok, benissimo. Okay. Poi ci sono quanti colori? Un giardino pieno di fiori bianchi, rossi, gialli, piccoli, grandi, rampicanti, profumati. Profumati, ok, benissimo. Adesso... Allora, quanti colori, quanti profumi, questo qui? Quanti colori, quanti profumi, sì. Quanti ricordi, ma quante delusioni e quante amarezze. Ok. Il parte elenco finisce con una chiusura. Ok. Quindi, ricapitolando, negli elenchi non bisogna mai cambiare l'intonazione dei vari elementi che formano l'elenco. Di solito ogni parte dell'elenco finisce con una chiusura, anche se è preceduta da una virgola. Sì. Bisogna fare un'apertura nel penultimo elemento dell'elenco fare una chiusura. Scusami, non elemento, ma elemento. Elemento. Dell'elenco e fare una chiusura sull'ultimo elemento prima del punto. Elemento. Sono tornato a casa e non ho trovato niente nel frigorifero. Sì. Sono tornato a casa e non ho trovato niente nel frigorifero. Sono tornato a casa e non ho trovato niente nel frigorifero. Non ho trovato niente nel frigorifero. Solo uno zombie pronuncerebbe questa frase tutta sulla stessa nota, in maniera monotona, senza nessuna apertura o chiusura. Oppure una persona non italiana che non conosce l'accentuazione tipica della nostra lingua. È chiaro che la sola pronuncia delle singole parole comunica già un significato dell'intera frase, sì. Ma certo non offriamo nessun aiuto a chi ascolta. Ok, perfetto. Ora, mentre se noi creassimo un'apertura sulla parola casa, per esempio, aiuteremmo chi ci ascolta a dividere e a capire meglio il significato di quanto stiamo dicendo. Adesso, non leggiamo... Scusami? Che mi veniva abbastanza istintiva, dico, sono tornato a casa e non ho trovato niente nel frigorifero. Cioè... Bravissimo. Infatti è istintiva come cosa. Però a distinto abbiamo detto questo, ma sì. Possiamo fare però anche un'altra apertura su niente. Prova un po'. Senza aprire niente. Con un'apertura su niente. Sono tornato a casa e non ho trovato niente, sali, nel frigorifero. Okay. Sono tornato a casa e non ho trovato niente nel frigorifero. Niente con la I aperta. Niente. Esatto. Sono tornato a casa e Non ho trovato niente nel frigorifero. Ti trovi? Che è meno espressiva però, se si può dire, insomma. Come, scusami? È meno espressiva però, no?
Tutto dipende da che cosa devi comunicare, capito? Sono tornato a casa e, per esempio, se fosse un dialogo, lo sai una cosa, Emanuele? Sono tornato a casa e non ho trovato niente nel frigorifero. Dipende, no? Se è una commedia americana, probabilmente direi così. Se invece sei una cosa, sai, Emanuele, sono tornato a casa e non ho trovato niente nel frigorifero. Sempre lo può, però sono tornato a casa e non ho trovato niente nel frigorifero. Questo è proprio, giocarmi proprio con i. Sono tornato a casa e non ho trovato niente nel frigorifero. Qua, adesso vedrai, c'è anche la cosiddetta chiusura scaletta. Comunque, con la freccia verso l'alto abbiamo un'apertura, con la freccia verso il basso abbiamo una chiusura. Qua c'è l'esempio grafico di quanto ti dicevo poc'anzi, e cioè di fare due aperture. Sono tornato a casa e non ho trovato niente nel, ti posizioni in una posizione intermedia e poi scendi giù, frigorifero. Quindi sono tornato a casa e non ho trovato niente nel frigorifero. Prova un po' tu. Sono tornato a casa e non ho trovato niente nel frigorifero. Niente con la E aperta, niente nel frigorifero. Niente nel frigorifero. Niente, Ok. niente, niente. Ok. Poi, come dimostrato dall'esempio appena esposto, si possono fare due o più aperture, giusto? Sì. Ma sempre una sola chiusura prima di un punto. Due punti, punto e virgola o punto esclamativo e in alcuni casi anche prima del punto interrogativo. Ok. Importante ricordare inoltre che l'intonazione di apertura si può ottenere anche pronunciando più in alto solo l'ultima sillaba di una parola O le o le ultime ultime due, due. quindi bicchiere oppure bicchiere, metti soltanto l'apertura sulla re, sull'ultima sillaba, quindi sarà bicchiere oppure bicchiere, quindi bicchiere oppure bicchiere, ti arrampichi sulla chie e re, ok? Poi fammi l'esempio, vediamo se riesci a riprodurlo. Oppure Bicchiere oppure bicchiere. bicchiere, bicchiere, di nuovo. Bicchiere oppure bicchiere. Perfetto, perfetto. Allora, un secondo solo, un attimo solo. Bene, allora riprendiamo. Ora abbiamo l'intonazione di chiusura che si può ottenere anche pronunciando più in basso la sillaba tonica e le successive. Quindi salotto, soprammobile. Ok, Vuoi allora provare? aspetta Salotto. che ti riprendo. Allora, salotto, soprammobile. L'intonazione di chiusura si può Quindi la ottenere chiusura o anche la fai su tutta la parola oppure la puoi fare anche sulle ultime sillabe. con. Ok, anziché quindi dire soprammobile, c'è soprammobile. Esattamente. Come vedi la freccia è verso il basso, quindi stiamo facendo una chiusura. E se vogliamo mettere in pratica tutto ciò, di nuovo la frase: sono tornato a casa e non ho trovato niente nel frigorifero. Prova un po' tu. Ok, sono tornato a casa e non ho trovato niente nel frigorifero. Non nel. Ok, allora riprendiamo. Sono tornato a casa Tornato a e non ho casa trovato e non niente ho trovato niente nel frigorifero. nel frigorifero. Sono tornato a casa e non ho trovato niente nel frigorifero. Poi, questo è molto interessante perché ti consiglierei di prenderla in considerazione, soprattutto se stai facendo una lettura di un documento, qualcosa, oppure questa chiusura imparala a fare quando leggerai con me perché ti potrà essere utile tornarti poi nella vita di tutti i giorni quando parlerai a braccio, naturalmente. Però se tu registri queste intonazioni, poi ti sarà più facile attuarle nella vita di tutti i giorni. Leggi un po' qual è la chiusura scaletta.
tornato a casa e non ho trovato niente nel frigorifero. Giusto? Sono tornato a casa e non ho trovato niente nel frigorifero. Sono tornato a casa e non ho trovato niente nel frigorifero. Che dici? Puoi ripetere? Sono tornato e non ho trovato niente nel frigorifero. Ok. Allora, dimmi un po', quindi la chiusura come la facciamo? Cioè, l'hai capito questa cosa della chiusura a scaletta, giusto? Ma ne applichi a tuo piacimento, diciamo, giusto? A tuo piacimento, in base alle ultime parole. Solitamente la scaletta riguarda le ultime tre parole. Ripeti. Sono tornato a casa e non ho trovato niente nel frigorifero. Oppure sono tornato a casa e non ho trovato niente nel frigorifero. A me piace più la prima, sinceramente. Sono tornato a casa e non ho trovato niente nel frigorifero. Allora, sono tornato a casa e non ho trovato niente nel frigorifero. Oppure la chiusura a scaletta è: sono tornato a casa e non ho trovato niente nel frigorifero. Non è che ci piace o non ci piace, sono due cose diverse. Sì. Sono tornato a casa e non ho trovato niente nel frigorifero. Esatto. Ok. Finita creandosi un'aspettativa in chi ascolta. Non esiste una regola che indichi dove aprire, conta molto il gusto personale. Lo dice anche lui, però. Ok. Inoltre, più lentamente si leggerà, maggiore sarà il numero di aperture possibili. Giustamente, ci sta. Sono tornato a casa e non ho trovato niente. Ok. Ok. Bisogna allenare molto l'orecchio ad ottenere la consapevolezza delle proprie intenzioni. Ok. Ok. Continuiamo a leggere il ricapitolo, diciamo. Ricapitolando, le aperture vanno individuate ad orecchio, cercando il punto in cui spezzare la frase e lasciando intuire che la frase non è finita, creando così un'aspettativa di chi ascolta, in chi ascolta. Non esiste una regola che indichi dove aprire, conta molto il gusto personale. Inoltre, più lentamente si leggerà, maggiore sarà il numero di aperture possibili. Bisogna allenare molto l'orecchio ad ottenere la consapevolezza delle proprie intonazioni ascoltandosi. Prima di ogni chiusura si potranno trovare ad orecchio almeno un'apertura e in alcuni casi anche due o tre. Dopo ogni apertura è naturale fare una piccola pausa. Spesso si può avvertire la necessità di fare un'apertura sulla prima parola del testo. È normale, ma non va segnata sul testo. Mm. Ok. Ok. Le chiusure si possono fare sempre prima di punto, due punti, punto e virgola, punto esclamativo e in alcuni casi punto interrogativo. Ok. Ok, perfetto. Allora, diciamo che oggi credo che abbiamo fatto abbastanza ed è importante poi non sovraccaricarci di troppi elementi. Ti ricordo quindi che è stato molto importante individuare nella prosodia alcuni elementi. Innanzitutto imparare a leggere in maniera neutra utilizzando il metodo che ti dicevo che io impiego con il dito per disegnare una linea retta con la voce. Poi applicare le aperture a inizio frase, se la frase è particolarmente lunga può esserci un'altra apertura per poi arrivare necessariamente ad una chiusura in prossimità del punto.
La chiusura può essere netta oppure si può fare la cosiddetta chiusura scaletta se abbiamo un finale di frase con più parole, quindi è possibile, sono tornato a casa e non ho trovato niente nel frigorifero. Quindi niente nel frigorifero. Ok, devono Frigorifero. essere in tre tempi. D'accordo? Bene. Allora, adesso facciamo un po' di esercizi, ti do un po' di esercizi per casa, d'accordo? Allora, un attimo.